fantastico. Sì, o almeno lo era. Quel nuovo ragazzo, Aurelio, mi ha battuto in una gara di accelerazione. Ale, quindi la tragedia di cui parlavi è che hai perso. Eccoci qua, Franz, si parte subito in gara. È una tragedia. Su, c'è del lavoro da fare. Cazzo. Allora, ho riacceso Forza Horizon 5 dopo non so quante settimane. E ci stanno tutte queste novità, francamente. Non ho capito cosa dobbiamo fare col suprazzo tuning. Ma chi è questo qua? Non so, hai portato abbastanza auto. Chi è questo qua? Non perdere ogni tanto. Capita anche a me. Non è solo quello. Aurelio ha personalizzato l'assetto del motore. È anche un ottimo meccanico. Forse no, ma c'ha l'assetto il motore. Senza motore. Aurelio, aspetta. No, sta macchina si possa portare più di tanto. Comunque c'è una sorpresa per voi, eh. Appena finisce questa benemerita gara vi farò vedere una cosa. Una macchina che già ho allestito proprio per partire in pompa magna. Il nostro Arnaldo Tavoletta, detto Arnaldovic. Ma al solito, ragazzi, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram mostreremo ufficiale. A tutti come si fa. Supercorso 84, news in anteprima, sondaggio in cui vi chiedo la vostra opinione. C'è il canale Viola Supercorist Gamer, dove stasera, se non succede il finimondo, ci divertiremo. E c'è la mia raccolta fondi, Supercorist and Friends. Potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Vediamo se ci dà la macchina che ho preparato giusto per voi, piccoli miei. Ta-da! Guarda che roba, ragazzi, il selicazzo. Perché ho preparato il selicazzo? Perché l'ho preso a 25.000 euro. E mi sono divertito. Allora, Summer the Party, andiamo a vedere. Guarda che roba, voglio 600 cavalli praticamente, perché gli ho fatto una preparazione di 65.000 euro. C'ha 430 kW. Inizieremo dagli albori delle corse automobilistiche. Passa di qui quando hai un attimo. Certamente. Addirittura. Ma senti Arnaldo che voce di merda che c'ha. No, no, no. Com'è potuto accadere? Ehi, va tutto bene. Un'altra volta. Hai presente le gare che organizzo ogni mese per gli apprendisti meccanica e meccanico che lavorano con me? È un'occasione per presentare i loro progetti e dimostrare le loro capacità. Non ne sapevo capito, niente. Già. È fantastico. Sì, o almeno lo era. Quel nuovo ragazzo, Aurelio, mi ha battuto in una gara di accelerazione. Aurelio. Altra volta. Oh, l'abbiamo fatta, per forza. Quindi la tragedia di cui parlavi è che hai perso una gara. Abbandono sì, perché ce l'abbiamo fatta. Non è che voglio fare sempre le stesse cose. Au! Andiamo a vedere un po' altre gare, ragazzo lì. Ma che ci abbiamo? Qualche ruota da girare? Sta minchia, ci abbiamo da girare. Allora, siamo qua. Qua ci sta subito una nuova garetta. Andiamola a fare, va. Andiamo col nostro Arnaldo. Quanta cazzo cammina sta macchina, ragazzi? È un bolide. Bellissimo. Siamo i nuovi Carlos Sainz, anzi questo sarebbe di Auriol, però. Certo che lo facciamo con la selicazza. Andiamo a vedere, ragazzi. Sta macchina è stupenda, ce l'aveva uno che conoscevo io all'epoca, 220 cavalli turbo, mostruoso. E un altro amico mio ce l'aveva aspirata a 150 cavalli, camminava pure quello, forse era ancora. Oh, guarda il Renault 5! Sì, però le altre macchine, uè, come fanno a camminare così? Ma se noi abbiamo una macchina preparata a morte. Porco zio, quanto è bello lo scenario qua, ragazzi. Qua è veramente bella la grafica.
Non vedo l'ora che la mia Series S metta le mani su Forza Horizon 5, sì, Forza Motorsport. Ma arriva pure il volante per quel momento, preparatevi. Oh cazzo. Ma sembra Sigarelli. Pure la macchina è quella. Anzi, sarebbe la Celica qua davanti e quella là con i quattro fari. Vedete, qua a sinistra la vecchia, a destra la nuova. Che poi fu squalificata dal mondiale rally questa. Si butta dentro. No, 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 no. Si butta dentro Arnaldovic. Oh mio dio. No. Ragazzi, è difficile da guidare. C'ha tanti cavalli, ma c'è anche tanti problemi. Guardate che storia qua. Ci prova Arnaldovic. Jebola. Inizia a recuperare, ma sta per finire la gara. Per il podio Arnaldovic. Pezzo di merda. Oh, meno male si sono rotte le piante. Tu pezzo di merda. No, no, merda ladra. Ciao, voglio smaita. Va bene, prima gara di merda. Molto male. Beh raga, prima gara una merda. Molto male il nostro Arnaldovic. Ne vedremo di farne un'altra molto zozza. Ora la location è bella. È ora di espandersi. Che si fa? Era un festival. Poi l'abbiamo finito. Oh, andiamo a scoprire la gara clandestina. Che ne dici se ti metto in contatto con Ramiro e il pilota misterioso che nessuno conosce, che si occupa dei raduni a Guanajuato? Vai tranquilla, sarà. Col selicazzo. Oddio. Gira a sinistra. Ma le macchinette quanto sono belle. Le golf car. 14 km. Oh my god. Vabbè raga, ve la schippo la, tutta la strada, dai. Vai. Bella, tutta sterrata. Sentiero di Taralpa. Molto bene. Vediamo un po' se riusciamo a più un po' di soldi. No, che cazzo aggiornamento era? Ma chi è? Ma io non lo so perché sto gioco oggi sta rompendo i coglioni, eh. Dai, rompere le palle. No, ma raga, aspetta. Che mi ha cambiato la difficoltà? Ma sto gioco è un disastro. Quanto cazzo ci mette a 0 a 100 sta macchina? Fammi vedere se mi ha cambiato la difficoltà sto gioco del cazzo. Sentiero di Tapalpa, no Taralpa. Ma che cazzo difficoltà c'avevamo? Questa qua, penso. Boh, proviamo. Me lo ricordo. Ho messo principiante, ma ho sentito che cambiava qualcosa premendo i pulsanti.
Guarda Arnaldovic quanto è scorretto. Vai Arnaldo. Questo è il nostro terreno di battaglia. Nostro Arnaldo Auriol Sainz. Sì, va un po' la puma che te 40 cavalli, eh. Allora ci siamo, ci siamo. Arnaldovic c'è. Si prende la vetta Arnaldo. Oh! Madonna mia. Dominio di Arnaldo. Bella la grafica qua, eh. Fuggi Arnaldovic. Stava per entrare dentro casa della signora. No, 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 no. No. Persa anche questa gara qua, ragazzi. Ho saltato il checkpoint. Ho fatto come Manzel. Ho messo la retromarcia. E vai. E anche questa abbiamo fatto cagare, come è nostra tradizione. Grande Arnaldovic, grandissimo. Bravo, bravo Arnaldo. Sono molto soddisfatto di questa gara, ragazzi. Molto bene. Che è questo uomo? Ho truccato. Ma allora, ragazzi, fare capriolo. Sì, che la poma vende questo. Dai, faccio un po' di soldi, ah. Ma vaffanculo di puzza, moriamo a dove ti trovo, a quelli che hanno inventato la ruota della fortuna dei premi qua. Va bene, vediamo se ci esce un'altra gara che sta vicino. Sta Celica è poderosa, ragazzi, mi dovete credere, poderosa, c'è una macchina troppo potente. Vai, altro rally. Appena possibile, fare inversione a 300 metri, gira subito a destra. Cioè, guardate che ci mette a andare a 100. Guardate lo 0-100, ma c'è pure una bella frenata potente, abbiamo preparata bene. Oh! Guarda Arnaldo, pota anche. Ripetitivo. Arriverai a destinazione. Eccoti a destinazione. Dai raga, ultima gara per Arnaldovic. Aspetta, aspetta. Cascata, cascata non l'abbiamo fatta. Pensa che era quella di prima. Vai Arnaldo, metti giù. Eccolo qui. Parte non benissimo Arnaldovic. Oh. Oh. Oh my god. Subito a battaglia.
Cazzo, già abbiamo distrutto il posteriore. No, questo è piuttosto quello di prima. Il livello è alto. Arnaldo c'ha la sua Castro, il Toyota World Champion 93. Niente paura per Arnaldovic. Kotic. Ah! Questo pezzo è merda che la sanni, vattene a fan. No! Però passa Arnaldo, vedi? Guarda come ti fai tornante Arnaldo! Metà gara! Attacco avanti per Arnaldovic! Petic! Oh! Si prende la seconda Arnaldo. Oh! Madonna! Pennella le curve Arnaldo Viccio. Ma il primo posto è andato. Oh, riusciamo a vincere una cazzo di gara su Juve. Riusciamo a vincere una cazzo di gara. Sandro Dio. Guarda per poco Arnaldovic sulla Lancer, però siamo noi vincitori morali. Siamo noi vincitori morali, ragazzi. A vedere se ci dà un altro bigliettuzzo da grattà. Peccato. No, non ce la dà. Vabbè, ragazzi, direi di finire qua. Ci vediamo nei prossimi video al vostro supercorso. Ciao, voglio. Whoa!